nato nel tempo da Maria Vergine, in Betlemme di Giudea, disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Trascorsi molti secoli, da quando Dio aveva creato il mondo e aveva fatto l'uomo a sua immagine, e molti secoli da quando era cessato il diluvio e l'Altissimo aveva fatto risplendere l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace. 21 secoli dopo la nascita di Abramo nostro padre, 13 secoli dopo l'uscita di Israele dall'Egitto sotto la guida di Mosè, circa 1000 anni dopo l'unzione di Davide quale re di Israele, nella 75esima settimana, secondo la profezia di Daniele, all'epoca della 194esima Olimpiade, nell'anno 752 dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace, nella sesta età del mondo, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell'Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua abissima venuta, essendo stato concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi, nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, Dio fatto uomo. Oggi è il giorno della nascita di nostro Signore Gesù Cristo, secondo la natura umana. Celebriamo dunque il Natale del Signore, esordio della nostra redenzione. Rallegriamoci tutti e uniti ai cori celesti, cantiamo.